adesso vedremo il fenomeno della rifrazione attraverso un video. Allora, qui osserviamo una cannuccia che viene immersa in un liquido che apparentemente sembra dritta, ma appena la solleviamo questa è spezzata. In quest'altro caso, invece, osserveremo sempre la stessa cannuccia che viene immersa nel liquido, che però sembra spezzata, ma quando noi la solleviamo dall'acqua, in questo caso, essa è dritta. Questo è dovuto al fenomeno della rifrazione, ovvero un fenomeno per cui la luce incontra una difficoltà nel passare da un mezzo ad un altro. La velocità della luce, quindi, dipende dal mezzo che attraversa. La velocità della luce nell'aria è pari a 3 per 10 all'ottava metri al secondo e l'indice di rifrazione, che serve per calcolare la velocità della luce nel mezzo, nel caso dell'acqua è 1,33. Quindi, se noi andremo a calcolare la velocità della luce nell'acqua, basterà dividere la velocità della luce C nel vuoto per l'indice di rifrazione, ovvero 1,33, che porterà 2,3 per 10 all'ottava metri al secondo. Quindi noi possiamo affermare che passando dall'aria all'acqua la velocità diminuisce, quindi la luce rallenta e... Come potete vedere, qui abbiamo un cartello con delle frecce stampate che puntano alla mia destra e una serie di recipienti, alcuni vuoti e altri pieni. Quello che faremo oggi è studiare come avviene la rifrazione della luce attraverso questi recipienti e vedere come viene appunto rifratta. Se mettiamo davanti un recipiente vuoto di forma cubica, vediamo che le frecce continuano a puntare verso destra, no? Quindi nulla di particolare. Se il recipiente in questo caso è riempito d'acqua, la rifrazione acqua, aria e vetro viene ripetuta due volte con la stessa inclinazione parallela, quindi le frecce continuano a puntare sempre alla mia destra. E lo stesso accade se abbiamo un recipiente di forma cilindrica. La cosa speciale accade però se il recipiente cilindrico è riempito d'acqua. Infatti in questo caso le frecce puntano alla mia sinistra. Questo accade perché la rifrazione della luce che parte dalle frecce e attraversa prima l'aria, poi il vetro e poi l'acqua e viene ripetuta per una seconda volta su una superficie di forma prima concava e poi convessa, fa sì che tutti i raggi convergano nel centro di questo cilindro e poi vengono rimandati paralleli una volta usciti dalla superficie. Adesso osserveremo un esperimento con laser. Mettiamoci gli occhiali per questioni di sicurezza. Come vedete, a questa angolazione il fascio laser passa tranquillamente gli strati vetro, acqua, aria fino alla mia mano. Ma guardate che succede se cambiamo leggermente l'angolazione. Il fascio laser non riesce più a passare attraverso l'acqua, ma si ferma nel liquido. E per via del fenomeno chiamato riflessione totale, finisce sul cartone. Riflessione totale avviene quando l'angolo di incidenza supera l'angolo limite e non permette il passaggio della luce da un mezzo più denso a un mezzo meno denso. Possiamo osservare su questa lavagna come avviene il fenomeno della riflessione totale. Vediamo in questi due prismi che il laser colpisca il lato obliquo del prisma e il raggio viene riflesso perché l'angolo di incidenza che ha il laser sul lato obliquo è maggiore dell'angolo limite. Questo esperimento, diciamo, ha un riscontro nella realtà, cioè il periscopio che viene adottato nei sottomarini. Analogo procedimento vale anche per la fibra ottica. Infatti, se osserviamo un fascio di laser all'interno di un tubo di vetro, possiamo vedere che la riflessione praticamente fa passare il fascio di luce e arriva dall'estremità del vetro. Vedremo ora un esperimento molto interessante con il quale saremo in grado di dimostrare che il vetro e la glicerina hanno lo stesso indice di rifrazione. Infatti, se prendiamo due barattoli, uno più grande e uno più piccolo, lo mettiamo all'interno, come vedete riusciamo ancora a vederlo, nel momento in cui versiamo della glicerina all'interno del barattolo più piccolo, nel momento in cui entra nella bocca, vediamo come lentamente il barattolo interno diventa più difficile. Appunto questo è dovuto al fatto che vetro e glicerina condividono lo stesso indice di rifrazione, pertanto per il nostro occhio, nel momento in cui osserviamo questi due barattoli non notiamo alcuna differenza, infatti la luce non viene deviata. All'interno di questo barattolo sono presenti alcune sferette che hanno lo stesso indice di rifrazione dell'acqua. Infatti, come potete vedere, se ne prendo alcune, all'aria è possibile vederle.
Nel momento in cui però io le inserisco all'interno di un ambiente acquoso, come quello presente in questi due barattoli, queste sembrano scomparire, tanto da farle diventare invisibili. Adesso getteremo queste palline all'interno di un recipiente pieno d'acqua e vedremo come queste risulteranno invisibili all'occhio della telecamera, proprio perché hanno lo stesso indice di fibrillazione dell'acqua. Pensate che soddisfazione poteva avere Dynamo a camminare sulle acque del Tamigi. Allora, la persona non vede la moneta che si trova all'interno del recipiente vuoto, ma se noi aggiungiamo l'acqua, noi vedremo la moneta, in quanto l'angolo ricatto è minore dell'angolo riflesso, però la posizione apparente della moneta risulta essere quella in linea retta. Questo fenomeno fa sì che la visione di un pesce veda gli oggetti che si trovano al di fuori dell'acqua solamente per un angolo che si trova tra 0 e 48 gradi. Superando quell'angolo, infatti, il pesce avrà una riflessione totale e quindi vedrà gli oggetti che si trovano dentro l'acqua. Se invece corrisponde all'angolo limite, il pesce vedrà per esempio ciò che si trova sulla superficie del mare, come esempio una barca. Adesso qui vediamo gli esempi dei miraggi, ma adesso andremo a analizzare quello dell'oasi nel deserto. Questo viene definito miraggio inferiore e questo accade perché la luce, passando dall'area più densa all'area meno densa, subirà diverse rifrazioni fino a raggiungere l'angolo limite, e superandolo abbiamo una riflessione totale e questa luce raggiungerà poi l'occhio dell'osservatore, ma il nostro cervello sembrerà che questa sia in linea retta. All'alba o al tramonto noi non veniamo accecati perché il sole si trova già sotto la linea dell'orizzonte e, per esempio, parlando del tramonto, noi troveremo che il sole è già tramontato all'incirca 2 minuti e 20 e, come possiamo vedere in questa slide, solo una parte dei raggi del sole arrivano ai nostri occhi ed è per questo motivo che possiamo guardarli senza rimanere accecati.